Vai veloce. Ciao e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale YouTube. Io sono Federico Murero e oggi, come puoi ben vedere, siamo al Duathlon Sprint di Manerba del Garda. Come alcuni di voi non si aspetteranno, sto partendo per la mia gara. Oggi è fine ottobre e c'è questo duathlon molto interessante, tecnico, sotto la pioggia, con grandissimi atleti alla partenza, quindi sarà difficile riuscire ad arrivare davanti, però l'obiettivo è quello. Oggi mi sento bene e la gara è molto tecnica. Sono 5 km a piedi, 20 in bici e 2 mezzi a piedi di nuovo. Essendoci molti specialisti, bisogna fare attenzione e cercare di dare il massimo. Vediamo cosa si riesce a fare. La condizione è buona, comunque ho fatto 2 settimane di scarico e vediamo cosa posso dare. Il percorso è molto tecnico e mi piace, devo dire che si addice molto alle mie caratteristiche. Sarà quello che farà la differenza, soprattutto il primo 5000 e la bici, perché sarà estremamente tecnica. Infatti, una volta o si perde di tanto, se no vai Fede, vai! Vai! Vai Nico, vai, vai! Purtroppo non riusciranno a colmare questo gap che Andrea Galese ha creato a 5 km di corsa. Grande! Su Nico, su, su! Vai, vai Nico, vai, vai! Vai Fede! Vai Fede, vai! Federico Murero, pettorale 11, qui pettorale numero 2 è Corti Mar, Sanguinetti Andrea, che ha guadagnato però il quarto per questa posizione fino alla ripeti. Federico Murero, Tristan Brianza, numeri incrociati, niente, mi sono confusa io, ma complimenti a te perché sei stato il primo atleta ad uscire dalla zona cambio, però sei stato soprattutto bravo a recuperare il bici, perché Andrea Sanguinetti veramente aveva dato un distacco clamoroso sui 5 km, ma avete fatto una frazione di bike incredibile. Primo a uscire in zona cambio per l'ultima frazione, primo qui sul traguardo. Sì, esatto, sono molto contento, sinceramente questa vittoria era cercata, voluta, dopo l'ultimo weekend ad Essenzano dove ho fatto secondo per 3 centesimi, mi era rimasto veramente la mano in bocca e dunque volevo riscattarmi, volevo fare una gara per cercare di vincere e concludere la stagione. Dunque sono molto contento, ho fatto un ottimo 5000 che, diciamo, la prima stazione è quella più difficile per me, da un atleta puro, quindi faccio tante vere moto. E sì, abbiamo collaborato benissimo noi tre in bicicletta, è stato fantastico, abbiamo veramente spinto forte e mi sono accorto che avevo qualcosa di più di loro in discesa e mi sentivo veramente bene, dunque ci ho provato all'ultimo giro, ho fatto l'ultima discesa più forte, mi sono staccati, sono arrivato in vantaggio alla T1 e sì, poi ho spinto forte e sono arrivato Mi fa piacere anche vederti così con questo sorriso, perché so che sei comunque un atleta giovane, il triathlon di Brianza punta un sacco sui te, ma sei anche un atleta che punta sempre più in alto, quindi a volte dici sì, potevo fare di meglio, oggi invece sei più che soddisfatto. Sì, esatto, proprio così, sono molto contento e adesso ci sarà il carico per la prossima stagione che spero sia ancora migliore di questo. E allora in bocca al lupo ancora e complimenti. Allora Federico Murero vince edizione 2023, un applauso e soprattutto complimenti a tutti ragazzi, è stata
l'anno avete preso 10 sulla salita la fu l'ultima, non l'ultima, l'ultima. La penultima. Infatti io ho capito, Madonna, io guardavo dietro e ho detto cazzo adesso parte, adesso parte, è partito. Figa, ero dietro al 700 watt. Lui è Marco. Partito. Io ho capito che ho fatto una sgasata, io avevo visto lì. Infatti io l'ho superato. Ma dovete che prendere con bel vantaggio perché sì, no, come ha corso l'ultima run, però. Sì, sì, l'abbiamo lasciato lì. No, però dovete usare anche un pochettino, perché no, voi correte forse l'ultima run. No, lui, a me ha passato la carta lì. Se no fa paura, eh. Ha sotto i 14 di 5, non c'è... Fallo respirare, perché sta morendo, cazzo, vai, vai! Giovanissimo, classe 2001, del team Tri Team Brianza, una grande... talento, non è mai soddisfatto delle sue gare perché dice posso sempre dare di più, perché punta sempre più in alto, ma oggi arrivando qua a traguardo con un grande sorriso. Sappiamo che è soddisfatto con il tempo di 51.36 e un grande recupero di bici e dell'ultima frazione di corsa. Signori, un applauso per Federico Murero! Eccoci qua, gara finita, come avete visto è andata bene, ho vinto il mio primo duathlon sprint della mia carriera e sono molto contento perché questo è un duathlon che mi piaceva vincere, mi piaceva insomma partecipare sin dalle prime volte che facevo duathlon. Quindi cosa ho fatto? Sono partito bene, mi hanno detto che ho corso a 3.10, io non avevo l'orologio, ma i miei compagni avversari mi hanno detto che quello era il passo, perché eravamo in 6 se non sbaglio, un gruppetto di 6 che siamo entrati in zona cambio attardati di circa 40 secondi da Sanguinetti. Sono partito molto bene, sono stato subito tra i primi. Infatti avevo capito che Sanguinetti sarebbe potuto andare via da solo perché aveva un altro passo, sono partito circa a 3 e lui ha mantenuto il passo e è arrivato in zona cambio appunto col vantaggio. Io sapevo che 3 è troppo veloce come passo per ora per me e dunque devo fare un passo un pochettino più accorto e infatti sono rimasto nel gruppetto appunto di 6 persone che ha fatto da inseguitore al primo. Mi sono sentito bene sin da subito, ho tenuto questo passo in modo regolare, quindi il 3.10 come si sa è il mio passo oramai, perché ho fatto qualche triathlon a 3.12-3.13. Siamo entrati in zona cambio e sono riuscito a farla velocemente, il che mi ha permesso di rimanere con il gruppo di testa. Ho subito spinto forte per cercare di fare selezione. Siamo rimasti in 5 e al giro di boa, quindi dopo neanche 5 km, Marco Corti ha dato una svattata fortissima. Infatti sapevo che lui è un fortissimo ciclista e dunque dovevo stare sulle sue ruote se volevo riportarmi su Sanguinetti. Così è stato, lui ha spinto forte e abbiamo fatto la selezione, siamo riusciti ad andare via in 3 e dunque siamo andati di comune accordo spingendo veramente forte. Ho fatto dei wattaggi incredibili, una velocità pazzesca, noi tre senza neanche... senza neanche dovercelo dire, abbiamo collaborato sin da subito. È stato molto bello, mi sono veramente divertito. Una collaborazione così è rara. Trovare dei due atleti, comunque gente che viene dal professionismo nel ciclismo, si vede la differenza. Io mi sento molto forte in bici e trovare gente che sa andare è un divertimento. Cosa è successo però? Dato che sono uscito primo dalla zona cambio, ci sarà stato qualcosa che mi ha permesso di farlo. La discesa che mi riportava verso l'up del primo giro mi ha permesso di capire che avevo qualcosa in più rispetto agli altri e sono riuscito a fare la differenza già dal primo giro. Dunque il secondo giro ho aumentato ancora rispetto al primo giro la velocità e così è stato. Ho fatto un po' di differenza, ho preso un margine se non sbaglio di un 15 secondi che mi ha permesso di entrare in zona cambio con tranquillità e da lì ho fatto semplicemente il mio passo. Vedevo che non guadagnavano né io perdevo, dunque ho fatto il mio passo e sono arrivato al traguardo vincendo. Sono molto contento, la gara è stata veramente bella, io in bici mi sentivo a mio agio, si stava spingendo forte, quindi la fatica si sentiva e ringrazio i miei compagni di fuga.
perché è stato veramente divertente, come detto, però mi sentivo proprio un tutt'uno con la bici, non avevo incertezze anche nelle curve, mi sentivo veramente bene e dunque sono contento. Questo è l'inizio della mia stagione, questo è il primo giorno di carico, come per qualcuno potrà sembrare strano, in realtà questo è il primo giorno del 2024 per me, che spero sia un'annata ancora più bella di quella che è stata quest'anno, che comunque, come avete visto, documentato qui su YouTube, è stata veramente una bellissima annata dove sono cresciuto tanto sia come persona che come atleta. Dunque, se ti sei perso qualche video, valli a riprendere, te li linko qui sopra, nella playlist Triathlon Racing Story, e noi ci vediamo a un prossimo video. Come sempre, fai buoni allenamenti. Ciao!